Sapevate che sarebbe giunto questo momento? Benvenuti su Reaction. Dato che la scorsa volta abbiamo analizzato una serie TV animata, oggi andiamo ad analizzare il primo episodio di una serie TV normale, quindi a film, diciamo, con attori veri in carne ed ossa, serie TV che ha animato i nostri pomeriggi su Italia 1 nella nostra preadolescenza, ovvero Paso Adelante. Questa serie ambientata nella bellissima Madrid vede protagonisti i ballerini, cantanti, performer di una scuola d'arti sceniche. E a me piaceva tantissimo, a me come tanti altri miei coetanei, io da amante della danza non potevo che guardarla. Detto ciò, iniziamo subito dal primo episodio. Una delle sigle, non potete negarlo, più belle delle serie TV mai date in Italia. Così non è possibile. Adesso basta, c'è già abbastanza confusione, non potete ballare. Ma sei in una scuola d'arte, non potete ballare, cioè questi hanno la prova di ballo tra pochissimo tempo e non gli fai ripassare. Ma oh, Antonio, Antonio. Non sapete cosa c'era lungo la strada. Ho passato un'ora bloccato dal corteo senza riuscire a muovermi. Ma una doccia no, eh? Ma come ti permetti? Ma poverino. Vi do il benvenuto alla Scuola Superiore di Arti Sceniche. Chi vi parla è Carmen Aranz, la direttrice del centro. Fra pochi minuti inizieranno le prove. So che nutrite grande fiducia nel vostro talento, ma purtroppo sceglieremo solo un gruppo ristretto. A tutti coloro che non riusciranno ad entrare, voglio comunque porgere il nostro ringraziamento ed esortarli a non perdersi d'animo. Continuate a lottare e arriverete certo alla meta. È stato bellissimo questo discorso, cioè perfetto, poi anche le inquadrature, la musica sotto, oh, il mio cuore. Juan, Sì. migliora il tuo aspetto. Ma ancora, ma poverino, ma povero, lui è un patato, cioè. È una prova di danza. E allora? Ognuno si rilassa come meglio crede. Mamma mia, Ingrid, non mi ricordavo che fossi così antipatica nel primo episodio. Che scarpe fantastiche, pesano pochissimo. Dove le hai comprate? Ma sono delle mezze. Quanto vuoi che pesi? Cioè. Ciao. Piacere. Falle visitare la scuola. Sto seguendo le prove, non posso. Ma se ti va di accompagnarmi. Tipico esempio dell'altruismo femminile. Avete un paio di scarpette in più? No, non le ho. No. Cioè, guarda come sei vestita e tu ti fai tanti problemi per le scarpette. Io ti conosco. Sì, tu sei il bambino delle crocchettine. Dammi le crocchettine, mamma! Ne voglio ancora! Oddio. Cioè, sotto, se notate, c'è una musica che sembra che stia compiendo un delitto, invece si sta solo tagliando i capelli per assomigliare all'altro. Vabbè, sogno. Ecco, questa è la ragazza che stava cercando le mezze prima. Analizziamo un attimo il suo look. Allora, fascione, vabbè, quello ci può anche stare. La magliettina ci può stare, è in palette con gli scaldamuscoli. Calzettine viola, ecco, forse è per questo che voleva le mezze, per avere un look un pochino più curato. Forse, ma io più la guardo e più mi bruciano gli occhi, non so perché. Calma, ti stai facendo innervosire anche me. Sei più tranquillo. Fa qualcosa per rilassarti. Ho bisogno d'aria. Oddio, questa scena della vita. Aspetta che la riguardo perché è troppo bella. È come se avesse visto tipo Satana. Fantastico. Puoi uscire. Solo per lo stile esci. Ah, ah, ah. Mi sono dimenticata le scarpette. Non... Mi dispiace molto, ma devi uscire. Ma ancora sta storia delle scarpette? Prenditi le tue responsabilità, fai schifo. Per favore, esci subito. Shock. Shock because. Nel primo pomeriggio avrete la seconda prova, tutto chiaro? Piano.
Ma il tizio che si è messo in prima fila. Che fai, non mi saluti? Tesoro, ti ho portato le scarpette. Anch'io riderei, ironia della sorte. Con o senza scarpette, se il talento ce l'hai, ti prendono lo stesso. E mica sono le scarpette magiche. Se facessero anche l'insalata di calamari sarebbe davvero il massimo. Ma su che base poi tu conosci già tutto il menù della scuola? Ma spiegati. A me piace più il prosciutto. Siamo a Masterchef in realtà. Per non piangere, raga. Cioè, la storia. Allora, fino ad adesso ho sorvolato sul personaggio di Adela perché in realtà non è che ci sia molto da cringiare. Cioè, in questa scena sì, perché se notate questo sguardo truce, questa tragedia intrinseca perché è caduta, questa si è rotta un piede, sembra che le sia cascato il mondo addosso. Vabbè, la figuraccia in scena, cioè, posso capire, però dai, Adela, su, non piangerti addosso. Ma cosa fai? Questo è palesissimo, volevano emulare Fame. Sicuro, sicuro, sicuro. Vogliamo restare soli? No. Ridicolo. La Queen indiscussa, personaggio preferito ever. Dammi le crocchettine, mamma, ne voglio ancora! Ancora? Ma che bambini di 2 anni. 251 e 137... 3, 2, 1, palese che è Lola. E 210. No! Ce l'ho fatta! Sì! Andiamo! Io fossi stata in Antonio sarei scappata di corsa. Poi è stato bravissimo in realtà perché si è divincolato come una serpe in mezzo alla gente. Guarda, quanto spreco, eh! È come rinchiudere un diabetico in pasticceria. Questa è una battuta omofobica. O forse no. Non lo so, ditemelo nei commenti perché a me sembra omofobica, però boh. Perdonami, perdonami, perdonami Diana, perdonami. Scordatelo, Juan. Non voglio più continuare a vivere con te. Scordatelo, Juan. Juan è il personaggio più sfigato di tutta la serie. Povero cucciolo. Non voglio più sentire discussioni tra colleghi a scuola. Ti è chiara la musica? Certo, suono la chitarra da quando ero... No! Se solo potessi andarmene da qui, non ci penserei su 2 volte. Beh, non è che stiamo poi così male. Avrei i miei dubbi. Giusto per chi non l'avesse capito, siamo all'interno di un bordello. In realtà, non vuole ancora uscire dal suo guscio, ma ora lo aiuto io. Bene. Sei finocchio. La parola giusta è finocchio, tesoro. Boom! Fagliela vedere bene a tutti gli omofobici del mondo. Bravo, bravo, il momento più alto di questo episodio, veramente. Ed eccoci alla fine. Cosa delante finora è stata la serie meno cringe che ho recensito. Fatemi sapere se mi sono persa io qualche perla che potevo commentare meglio scrivendomi qua sotto nei commenti, perché non lo so, non l'ho vista così cringe. Sarà perché ero una grandissima fan di questa serie e quindi non riesco a distaccarmene. I don't know. Non è la serie della vita, ecco. Però non è fatta malissimo, dai, per essere una serie spagnola. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questa serie possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, ma soprattutto che li possa divertire, condividete questo video su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con l'ultimo appuntamento di febbraio domani alle 14 con il wrap up dei film e delle serie TV. Invece ci vediamo con la prossima reaction il 20 di marzo. Chissà su che cosa, consigliatemelo voi nei commenti. Un bacione e ci vediamo alla prossima. 1, 2, 3, 4.